Ciao a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo su Bully Scholarship Edition, signori, un gioco che mi è stato consigliato da un sacco di tempo dal mio iscritto, ma finalmente siamo riusciti a portarlo. Prima di partire col video, signori, intanto vi auguro buona domenica, dopodiché vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale e di fare un salto anche sul mio secondo canale, mi trovate come Maullo941bis, in cui portiamo altri giochi e altre serie. E anzi, se questo gioco vi intriga e lo vogliamo svolgere tutto, fatemelo sapere nei commenti, eventualmente lo portiamo sul secondo canale. Detto questo, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alle serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook, dove appunto tramite i social vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola. Di solito ci trovate qui su YouTube ogni sera alle 9, minuto più minuto meno. Ultima cosa, date un'occhiata ai link in descrizione per rimanere sempre aggiornati sul canale, praticamente, su tutte le varie situazioni. Detto questo, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video, signori. L'inizio sembra molto tetro, signori. Questo è un gioco uscito tanti e tanti anni fa, che ora, se non sbaglio, ha fatto 10 anni ed è stato rifatto. Mamma mia, che mamma brutta che abbiamo. Mamma mia. Non abbiamo detto la cosa migliore che potevamo dire, però va bene, accettiamo. Sai che siamo dei delinquenti. L'anno prossimo, questi si fanno la luna di miele di un anno. C'è il Covid, ragazzi, non andate. C'è star Covid, questo è un torno più. Altro che un anno di luna di miele. Questo è un torno più. Sa mamma, mi sa molto di mamma, ho perso l'aereo. Bulworth, ci hanno spedito in un college. Ottimo, quando i figli rompono le scatole. Se ne frega, nostra madre che ride mentre il suo fidanzato ci prende per il fondo di suo figlio. Però va bene, dettagli signori, dettagli, dettagli. Quindi, benvenuto a Bulworth. Grazie, gentilissimo. Che immagine orrenda, signori, mamma mia, le mosche. Va bene, vediamo quando parte il gioco, signori. Ah, ok, già ci siamo, già è partito così. Sono scappati, neanche il tempo, manco una valigia mi hanno dato, signori, né niente, sono vestito così, né una valigia. Ok. You must be the Hopkins boy. Hopkins. We've been expecting you. Welcome to Bulworth Academy. Che problema ha le braccia la signora? Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. Interessante. Ah, il prete, pensavo fosse il marito, pensavo stessimo parlando di cose sconce, invece è il marito, ok. Se ne stava andando Hopkins. Già mi sta simpatico. Il signor, il ragazzo Hopkins. No, molto brillante. Questa si droga comunque. Questa c'ha qualche problema di grosso. Grossi problemi. Ok, possiamo giocare? Riusciamo a fare qualcosa? Allora, ok, perfetto. Allora, così muoviamo l'inquadratura. Così cammina, perfetto. Così non famo nulla. Così non famo nulla. Così saltiamo. Così tiriamo i pugnacci. Ok, non abbiamo andato al preside. Salve, sono nuovo. Salve, che volete? Levati dalle scale. Mi fate passare? Mi fate passare, mannaggia voi. Voi dovete levare. Questi già vogliono far rissa ancora. Non sono neanche arrivato, signore. Già sto a far pugni. Che cosa bellissima. Tutti, vi picchio tutti, signore. Vi picchio tutti. Te sta zitto. Vi picchio tutti. A calcioni ti piglio. Levati, levati. Tutti quanti a pugni. Così, come se non ci fosse un domani. Ce n'è per tutti, signori. Basta chiedere. No, no, no. R, 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 R. Tagli così sul piede.
Dai, così su piedi, come si picchiava, non mi ricordo più come si picchiava. No, RRRR. No, hai fallito, sono stato beccato. Ma non ho fatto nulla, non mi facevano passare. Ma non mi facevano passare, ma porca miseria. Allora, stiamo lontani da questi tizi di qua. Evitiamo il loro sguardo. E vedi che sono loro che mi vengono a cercare. Mandatemi a quel paese, dai, devo andare dal preside. Mi devono far già litigare già il primo giorno. Non sono neanche arrivato e questi già mi devono far litigare. Certo, non è uno dei migliori college al mondo, signori. Se già iniziamo così, non è uno dei migliori college. Perché tutti corrono? Vedo dei pallini rossi, quello mi stava inseguendo, no. Ok, questo è morto. No. Apri, R. Me ne voglio andare. Ma perché mi stavano già inseguendo? Cioè, non ho fatto niente. Oh, X è un piano difendere al tuo. Appare come un triangolo verso l'alto sul radar. Ok, dobbiamo salire sopra. Salve. Salve il Bulwark Academy. Ok. Quindi dobbiamo andare dal preside. La X è qua, perfetto. Buongiorno signor preside, salve. Salve signora, salve. Buongiorno signor preside. Mamma mia, che grande. Ah sì. Quell'Hopkins, così. What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me. Why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you. Questo si fuma pure lui anche qualcosa di particolare, signori. Here at the academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. Non lo so. Clean boy, or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, headmaster. And I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, headmaster. Si drogano male, comunque. Take Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember, you will have a clean nose. So keep it clean, or we'll clean it for you. Ma che problemi hanno? Ma non ho capito la metafora del naso, signori, però va bene. Ok, mamma mia, ma chi è quella lì? Ok. Un po' troppo. Vai nella tua stanza, ok. Come ci arrivo nella mia stanza? Dobbiamo al piano di sotto, ok. Perché questo qua corre? Corro anch'io, corriamo tutti in questo college. Ma perché corrono tutti? Tutto frenetico in questo college. Ok, mi sa che dobbiamo uscire da questa stanza. Perfetto, tutti che mi ditano. Ma perché? Non ho fatto niente, sono appena arrivato. Già tutti che vogliono litigare. Allora, stiamo calmi. La mia stanza è da quella parte. Per accedere alla mappa. Ah, interessante. Con Alt zoomiamo. Ok. Quindi dobbiamo andare a destra. Perfetto, ok. Riesco a camminare? Perfetto. Stiamo lontani dai guai, signori. Cerchiamo di stare il più lontano. Posso passare di qua? No. Perché c'era un'apertura se non posso passare di qua? Ma porca, devo fare il giro largo. Vabbè. Andiamo alla nostra bellissima stanzetta. Vediamo cosa ci... Cosa ci nasconde? Cosa ci nasconde? Non so se... Ma perché tutti mi guardano male? Ma non ho fatto niente. Boys, dorm. Ma io voglio andare dalle ragazzine. Da quindi da quel lato ci sono le ragazzine. Posso andare dalle ragazzine? Scusatemi, perché devo andare nella mia stanza dei maschietti quando... girls, dai, andiamo dalle ragazze. Vediamo che succede. Andiamo dalle ragazze. Salve. Salve. Questo si sta nutrito nelle mani. Codice d'abbigliamento. Ma chi se ne frega del codice d'abbigliamento? Andiamo dalla ragazzina. Ciao, salve. Posso entrare? Apri, certo. Dai così. Oh, sconfinamento. Ma chi se ne frega, signori? Oh, ciao. Corriamo tutti. Sì, corriamo tutti. Sconfinamento. Ma chi se ne frega? Apri. Entriamo. Dove stiamo andando? Siamo usciti. No, ma non volevo uscire. Rientriamo, cortese. Mi fai rientrare? No, è chiusa. Mannaggia.
Ma porca miseria, io volevo conoscere le ragazzine, scusatemi. Scusi, no, scusatemi, ho sbagliato. Sono uscito, salve. Ho dimenticato le chiavi della macchina qui dentro. Salve, torniamo dentro. Allora, sconfinamento, perfetto. Chi se ne frega dello sconfinamento? Salve, tutte che urlano. Cosa ci urli, zia? Voglio solamente conoscerti. Vediamo, tu mi vuoi conoscere? Zia, scusami. Ciao, guardiamoci la televisione assieme. Non ti faccio niente. Perché è scappata così? Tu mi vuoi conoscere? No, no, te non ti voglio conoscere proprio io. Aia! Mamma, che sberla che mi ha tirato quella! Ma che è? Ma stiamo scherzando? Ma mi ha tirato una sberla paurosa! Salve, cos'è questa? Oh, una camera. Salve, luoghi interessanti, signori. Scusi, no. Ciao! Ma che posso fare? Nasconditi, bello! Posso nascondermi nell'armadio? Dai, spettacolo, posso spiare? Ma questo video sta diventando un po' troppo fuori norma. Va bene, signori. Oh, ciao, una cheerleader. Che sta a fare? Sta a ballare, sta a ridere? No, è scappata, si sta a vomitare. Va bene, ok. Va bene, signori, stiamo un attimino calmi. Perché c'è un grosso triangolo sulla mia testa? No, non lo so, va bene. Completiamo questa prima parte del livello, signori. Andiamo nella nostra stanza. Questo mi sta guardando male. Questo già mi sta guardando male, quindi evitiamolo. Codice d'abbigliamento. Mamma mia, tutti che rompono le scatole con questo codice d'abbigliamento. Andiamoci a mettere sta cazzarola di divisa, signori, così sono tutti contenti. Oddio, i tre bulli di prima. Mi fanno passare, se andavo questa volta? Ecco, lo sapevo. Una bella lezione, perfetto. Prendi la matricola, ma porca miseria, ma porca miseria, ma porca. Dai, attacco combinato, attacco combinato. Dai. Daglielo tutto, dai. Dove stai andando, zio? Non scappare, non bisogna mai scappare. Dai, presa. In piena fronte, così come se non ci fosse un domani. Così come se non ci fosse un domani. Spinta. Lo spingiamo e poi gli prendiamo a calcioni. Ora combatti col bullo. Dai, così, dai. Che cosa vuoi? Che cosa vuoi dalla vitamina? Dai, dagli di santa ragione. Dagli di santa ragione. Bravo, adesso umilia il bullo. Come faccio a umiliare il bullo? F. Veramente mi ha umiliato lui. Mamma mia. Umilia il burro. Ah no, ok, l'abbiamo umiliato. Forse ci siamo riusciti a abbinare. È scappato ed è caduto. Ok. Ci siamo un attimino ripresi dalla presa in giro. Mamma mia, questa che è? L'incredibile Hulk. Smettere, perché non ti senti in giro, ragazzo? Vai subito a cambiarti. Va bene, ok. Questo mi ha salvato la vita, per fortuna, perché quello è un armadio. È un armadio, signori. Va bene, allora facciamo così, signori. Io per questo video mi fermo qua. Anzi, no, aspettate, vediamo questa scenetta per concludere il video. Hey, you're the new kid. Eh Yeah, sì. what's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser. Hey, relax, friend. You're all pent up. Go easy or they put you on medication. They did to me. Boy, nearly sent me insane. That's fascinating. Now, if you'll I excuse me. said relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You're gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? Dai, ci siamo fatti un amico sul finale di video, signori. Va bene, signori. Allora, detto questo, io per questo video mi fermo qui. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Se volete altri episodi di Bully, fatemelo sapere nei commenti. Eventualmente lo porteremo sul secondo canale. Detto questo, ragazzi, lì. Buona domenica. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao!